Poco da dire, pochissimo, pochissimo da dire. A parte che fate schifo, a parte che fate schifo. Cioè, io non vorrei di niente, ma abbiamo fatto primo tempo, colpo di testa dei Belotti, l'Italia è sparita. Secondo tempo, un palo di Darmian. Sì, ma è un'azione campata là così, non era un'azione costruita, è stato un rimpallo con Darmian che si è ritrovato quel pallone messo là così, ha calciato dritto per dritto la palla che ha preso il palo. Ciao ragazzi, ciao, ma che ciao, cavolo, ciao, ciao, sì. E niente, nazionale che perde 1-0 contro la Svezia, ragazzi, mondiale. E mo lo stanno a intervistare, ma questo è la rovina dell'Italia, è la rovina dell'Italia, perché lui vorrei aveva sapere quand'è che lo cacciano, aveva dichiarato che loro non prendevano in considerazione la possibilità di non andare al mondiale. Te la stai a gufà. Abbiamo perso 1-0 in trasferta, non abbiamo fatto manco un gol. Adesso per vincere, fammi parlare un attimo, dobbiamo fare o 1-0 per andare ai supplementari, oppure almeno 3-1, perché con il 2-1, se loro ti fanno un gol, o se fai 0-0, basta anche 2-0. Basta anche 2-0. Come glieli fai tu due gol? Come glieli fai tu due gol a una Svezia così? No, non è tanto la Svezia che mi preoccupa il gioco dell'Italia, che non che è inesistente. Non ci sono. Verratti ha fatto schifo. Mamma mia, ha fatto letteralmente schifo. Verratti. Io non salvo nessuno oggi, a parte la difesa che qualcosina qua e là ogni tanto la buttava via, e a parte il fatto che gli svedesi sono dei provocatori schifosi, lo avevano pure dichiarato. Berghetto e Ivonen hanno fatto schifo, ma ci siamo cascati, ma gliel'hanno pure detto, se non mi sbaglio Ekdal l'aveva proprio detto, sì, o lui o chi per lui l'aveva detto, sì. Faremo del tutto per farli arrabbiare. Ci sono riusciti perché abbiamo perso le staffe, ma a parte il fatto che tu hai perso le staffe non l'hai perse perché hai tu mai giocato, non hai mai giocato, quindi... perché quello che doveva fare l'Italia lo ha fatto la Svezia, pressing asfissiante, ogni volta che ripartiva comunque impostava anche l'azione in una maniera abbastanza ordinata. Ecco qua, si è andato rapidamente proprio, la liquida di con 2 secondi, mo mandano Bonucci. Che te può dire Bonucci? Che te può dire? È l'allenatore che deve parlare. Fatto sta che adesso te la devi andare a giocare a San Siro, se non sbaglio, a Milano. Sì, a San Siro, lunedì ce l'andiamo a giocare. Ma rischi veramente grosso, rischi di non andare al mondiale. Ma adesso come adesso penso che le possibilità basse. Sono il 30% sono basse perché a favore nostro e il 70% a favore. Perché questi faranno una partita difensiva, ripartiranno un contropiede. Al primo contropiede ti purgano. Al primo contropiede ti purgano. E io non oso immaginare un mondiale senza Italia. No, sarebbe una cosa clamorosa, di portata epocale. Sta venendo la vomità, mi stanno a risalire puffa al formaggio. Dal 58 che non manchiamo un mondiale, per cui insomma, e poi negli anni 30 mi pare che non si erano proprio iscritti al mondiale, l'ha detto prima. Ma scusa, al 58 sono passati 60 anni, ecco, scusate. Mamma mia, ragazzi, guarda, è un qualcosa che io non oso immaginare. Ma sono stati vergognosi, nulla da dire sulla prestazione dell'Italia, perché hanno fatto veramente schifo. Secondo me, guardando alla fine come ha giocato la Svezia, quella cattiveria agonistica in più che ci ha messo, alla fine la vittoria secondo me l'ha anche meritata. No, meritata anche assolutamente per quello che hanno dimostrato nel primo tempo. Perché hanno giocato con cattiveria. Nel primo tempo la Svezia ha giocato sicuramente meglio dell'Italia. Secondo tempo nessuno dei due ha tirato, poi la Svezia... Secondo tempo dove la Svezia non ha fatto assolutamente niente, cioè completamente spariti dal campo. Tanto una rimessa laterale, non tu ci da rimessa laterale, cioè la tocca la difesa e la butta. L'azione meno insidiosa che hanno potuto creare, ci hanno purgato con quella. E noi, stupidamente, che non abbiamo approfittato di sta mancanza della Svezia. Perché la Svezia, ragazzi, nel secondo tempo veramente non ha fatto niente. Ma tu non c'hai idea davanti. Ma ti sei reso conto che sono entrati Insigne e Terra? Non hanno toccato una palla. Immobile stasera, Insigne ha fatto perlomeno qualche palla l'ha toccata, ma a parte le sue, scarno, a parte le sue. Ed Erma anche le sue è riuscito a toccarsi, no. Non si trovava, cioè. Mamma mia, guarda, rido per non piangere. Dai, no, veramente, è vero. Veramente, no, non è sentito vero. Nominare della telecronaca, no, solo è due vero. Volte è vero. E me lasci fuori altri giocatori, il Shaarawy, che alla fine c'ha lo stato di forma di quelli eclatanti. Ma non dico lo stato di forma, ma perlomeno, porca miseria, portatelo un panchino e fallo entrare. Che stai a portare Zappa Costa, che non lo vedi manco di striscio. C'hai cioè, Candreva su quella fascia, ci mette Florenzi, che sta a portare Zappa Costa. Io non lo so, vabbè ragazzi, fateci sapere voi che cosa ne pensate nei commenti, ma soprattutto scopriremo lunedì quello che succede. Ma voi ripetiamo, se la prestazione dell'Italia sarà questa anche a ritorno, tu perdi un'altra volta 0-1, quello che cavolo te pare, e al mondiale non ci vai. Alla prossima con un nuovo video, la chiudo così, ciao!